Benvenuti a questa nuova puntata dell'Avvocato Risponde. Il tema di oggi riguarda cartelle esattoriali e pignoramenti da parte dell'erario nei confronti dei contribuenti, appunto per questioni attinenti al mancato pagamento di tributi, sanzioni a qualsivoglia titolo, anche a seguito di violazioni del codice della strada. Cartella esattoriale. La cartella esattoriale è un atto recapitato presso l'indirizzo di residenza o presso la sede legale con cui appunto un agente di riscossione vi intima il pagamento di una somma dovuta a questo titolo. È un documento complesso, composto di tante pagine, dove all'interno troviamo una lunga serie di informazioni, tutte importanti. Prima fra tutti il tributo per cui si procede, l'ente che intende riscuotere questo supposto debito e l'anno a cui fa riferimento e i termini per l'eventuale impugnazione, oltre che i soggetti a cui questa impugnazione può essere proposta laddove la parte ritenga che questo debito non debba essere pagato. Il termine entro cui provvedere al pagamento è perentorio ed è di 60 giorni, per cui è onere della parte verificare che effettivamente la posta in questione non sia stata pagata. E laddove questo sia effettivamente così, potrà procedere al saldo entro questo termine oppure a una richiesta di rateizzazione. Nel caso in cui, in realtà non particolarmente infrequente, questa somma non sia dovuta perché ad esempio già pagata o perché sgravata a seguito di una sentenza oppure perché prescritta, occorrerà fare immediatamente un'istanza di sospensione di sgravio cui l'ente impositore, l'agente di riscossione, dovrà rispondere entro un termine predeterminato per legge. Laddove questa risposta non giunga entro questo termine, il debito è automaticamente estinto, quindi è una procedura particolarmente sensibile da questo punto di vista. Nel caso in cui invece il debito sia effettivamente dovuto e la parte non si attivi con un'istanza di sospensione di sgravio o con una impugnazione, l'agente potrà procedere ad un pignoramento. Pignoramento che potrà essere immobiliare o mobiliare presso il debitore o presso i terzi. Il pignoramento immobiliare, quindi che riguarda ad esempio un'abitazione, un immobile, ha tuttavia dei limiti rispetto al pignoramento immobiliare ordinario. Questo perché l'agenzia non potrà sottoporre a pignoramento i beni immobili che risultano come prima casa, dove il debitore ha la sua residenza e che non è un'abitazione di lusso, e in ogni caso non potrà provvedervi laddove il valore del debito non sia superiore ai 120.000 euro o il valore dell'immobile non sia superiore ai 120.000 euro. Quindi ci sono delle limitazioni peculiari per questo tipo di pignoramenti. La stessa cosa accade per i pignoramenti di crediti. Ad esempio posso vedermi pignorato lo stipendio. Ora, se per legge il limite del pignoramento dello stipendio è fissato in un quinto, nel caso di pignoramento adottato dall'erario i limiti sono differenti, per cui verrà pignorata una cifra contenuta in un decimo, in un settimo o in un quinto a seconda del valore dello stipendio. Quindi in ogni caso occorre fare attenzione affinché si verifichi che la cifra pignorata sia effettivamente quella corretta. L'argomento di oggi è terminato e rimaniamo ovviamente a disposizione per qualsiasi tipo di chiarimento e per le vostre domande che potrete inviare all'indirizzo, come sempre, che vedete in sovraimpressione. Grazie.